Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi faccio questo video tanto atteso. Mi avete inondato la direct di Instagram su come si fanno i pancake, soprattutto su come faccio il pancake ciccione. Allora, tantissime, soprattutto fit chef ragazze, fanno questo pancake molto meglio di me. Sono bravissime, ve ne potrei elencare tantissime, tra cui la mia amica Giulia, che mi invia tantissimi pancake e li fa tutti meglio di me. Comunque, questi pancake solitamente escono di questa dimensione qui. Io spero che oggi mi esca come ieri, perché ieri è uscita una cosa veramente enorme. E infatti replicherò la stessissima ricetta. Allora, fondamentalmente, ora vi anticipo il tutto e poi ve lo faccio vedere. Il padellino che vado a utilizzare è questo qui. Questa qui è una casseruola. Vedete quanto è alta? È una casseruola. Ed è da 18 cm la mia. Però potete utilizzare, se avete dosi... Se avete dosi più piccoli, anche quella da 16 o da 14, o se avete dosi più grandi, anche quella da 20, ma ve lo sconsiglio. Le dosi che utilizzo io sono 70 g di farina, oppure mix con proteine in polvere, sempre non superando il 20% rispetto al totale, quindi ad esempio 100 g di farina, 20 g di proteine in polvere massimo, se no altera il gusto. E circa due volte e mezzo l'albume, quindi 70 g di farina, 150-160 di albume. Queste sono le mie dosi, con quelle con cui mi escono bene. Oggi, per raggiungere i miei macros del pasto, farò un 60 g di farina, 10 g di proteine in polvere. Io utilizzo le Iso Whey della BioExtreme, che ho in negozio perché sono fantastiche, non mi danno nessun senso di gonfiore. E... Poi utilizzo 150-160 di albume. L'aroma che gli vado a dare oggi, dato che utilizzo la farina di castagne e quella di farro, è questo qui, al, non so se si legge, al biscotto al burro, che è della Body Attack, che anche questo in negozio ha tre gusti differenti, però biscotto al burro, ragazzi, ve lo assicuro, è secondo me il più buono, ma devo ancora provare gli altri. Partiamo subito con col procedimento. Ora ve lo faccio vedere. Vi anticipo, potete utilizzare qualsiasi farina, solo che se lo fate tutto riso o tutto castagne, essendo una farina senza glutine, tende a crescere un pochettino di meno. Quindi vediamo se mi esce perfetto come ieri. Partiamo. Allora ragazzi, siamo pronti. Andiamo a mettere 30 g di farina di castagne, 30 g di farina di farro utilizzerò io, e 10 g di proteine in polvere. Come vi ho detto anche prima, potete utilizzare la farina che preferite e anche omettere le proteine in polvere. Ora abbiamo messo tutte le farine, andiamo ad aggiungere l'albume, vi ripeto, 150 grammi. Ora ragazzi, gli diamo una prima mescolata per cercare di levare tutti i grumi, e fatelo per tanto tempo se avete aggiunto delle proteine in polvere, perché le proteine in polvere, non so quale avete, ma se avete magari quelle di marche, diciamo, probabilmente non, che non sono il massimo, tendono a fare i grumi. Queste qui che ho io, diciamo che hanno una grandissima solubilità, quindi il grumo non c'è, però girate abbastanza. Ora, prima di accendere, dobbiamo andare a pesare, io già l'ho fatto, e mettere nell'impasto questa qui, che è idrolitina, e ci servirà per far lievitare il pancake. Io già l'ho pesata, infatti ce l'ho qui dentro, e vi farò vedere. Ora accendo il fornello e metto la fiamma medio alta. È importante, secondo me, che il padellino non sia caldissimo, perché altrimenti sotto
si brucia, infatti ogni tanto mi succede. E quindi facciamo leggermente riscaldare, accendiamo, mettiamo l'idrolitina qui con del limone, vi faccio vedere tutto, e poi versiamo direttamente l'impasto. Per allungare un pochino ci metto dell'acqua, meglio che frizzante, perché aggiunge un po' di lievitazione, se non naturale, per allungare un pochettino l'impasto, ma ne basta poca, poca poca. Quindi accendiamo. Questo ora, ragazzi, gonfierà un po', lo vedete? Mi ero scordato l'aroma, andiamoci a mettere due gocce, un po' di acqua. Vedete che è praticamente cresciuto come impasto. Ora lo andiamo a mettere nel pentolino. Abbassiamo la fiamma. Intanto l'impasto è cresciuto e andiamo a versare il tutto. Ora è così. La fiamma la mettiamo a questa altezza qui, mettiamo il coperchio e aspettiamo un po', circa 7-8 minuti, vado all'occhio, dopo vi faccio capire il perché. Vediamo a che punto siamo. Allora, è cresciuto abbastanza, però ancora non è cotto, perché qui deve essere proprio solido. Allora rimettiamo e aspettiamo un po'. Allora, ora è pronto e vi faccio vedere come lo giro. Importante, ragazzi, ora che l'ho girato, che il coperchio sia su e che la fiamma si abbassa. E dovete tenere il pancake per altri 2 minuti più o meno, così non si brucia e si cuoce anche su. Poi vi faccio vedere il prodotto finito. Non vi faccio vedere ovviamente mentre lo mangio, perché non è parte inerente del video. Vi posso solo dire che sopra ci metto questo, che è il mio burro d'arachidi preferito, perché ha una qualità, ovvero che avete presente 20 grammi di burro d'arachidi normale come lo spalmate? Di questo 20 grammi sembrano 40, perché pesa molto molto di meno e quindi mi fa il pancake ancora più ciccione. Semplice. E noi ci vediamo col prodotto finito. Attendete 2 minuti. Ragazzi, ecco qui il prodotto finito. Oggi devo dire che è venuto di dimensioni medie. Può venire molto più grande, però la ricetta è sempre questa. Quindi fatemi sapere se la ricetta del pancake 2.0 vi viene bene. Io ora mangio e corro in negozio. Noi ci vediamo al prossimo video.